Oltre a una dozzina di trapani, smerigliatrici e martelli pneumatici in auto per un valore di circa 20.000 euro, frutto di vari furti da automezzi aziendali tra Parma e Fidenza e forse anche nella bassa Valdarda. È ciò che i carabinieri del radiomobile di Fiorenzuola, assieme ai colleghi della caserma di Castellarquato, hanno trovato a bordo di una Ford Ka fermata nel tardo pomeriggio di ieri lungo la tangenziale di Fiorenzuola. Il controllo è avvenuto a seguito della segnalazione pervenuta dal sistema di videolettura targhe effettuato dalla Polizia Municipale dell'Unione Terre Verdiane di Fidenza, dal quale è emerso che l'auto era stata rubata a Milano il 27 gennaio scorso. A bordo due cugini milanesi, di 26 e 42 anni, che non hanno saputo dimostrare la provenienza del materiale. Per loro è scattato il fermo per ricettazione e sono stati condotti al carcere delle Novate. Dai controlli i due cugini sono risultati pluripregiudicati per furti d'auto e reati contro il patrimonio. Questa operazione, ha spiegato il comandante della stazione di Fiorenzuola, Emanuele Leuzzi, mette a risalto l'importanza della tecnologia, perché è proprio grazie alla lettura della targa, all'immediato controllo e alla segnalazione in rete che è stato possibile intercettare e fermare l'auto. Sulla vettura, oltre al materiale rubato nel Parmense e Fidentino, sono stati trovati altri attrezzi, ancora senza un legittimo proprietario. I carabinieri invitano quindi a contattarli per chi avesse subito un furto di attrezzi e li riconoscesse nelle foto. Sicuramente la tecnologia, così come le segnalazioni tempestive dei cittadini, ci aiutano nel nostro lavoro e ci consentono di ottimizzare al meglio le attività di controllo del territorio e giungere a questi risultati. Così come si è avuto un buon risultato nei giorni scorsi con l'arresto di due nomadi grazie alla segnalazione tempestiva di cittadini di Fiorenzuola.